Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Final Fantasy XVI. Siamo qui sempre a Oriflame, ok? Siamo qui al cospetto del velo, abbiamo qui la parte della dama. Quindi giusto per farvi capire a che punto siamo della storia, e abbiamo un po' di quest secondarie da fare. Allora, c'è questa e poi ce n'è una di là. Che direi di andare a fare? Il sergente ce l'aveva con noi, come se avessimo bisogno di un ripasso su come utilizzare la spada. Non avrebbe dubbi se ci avesse visto al velo la notte scorsa. Dov'è il tuo ufficiale superiore, Marchiato? Non sai che i campi di addestramento sono per i veri soldati? Ti sei perso? Spiacente, ma la Guardia Imperiale non sa che farsene di gente come te. Puoi sempre far comodo alla fanteria, però. Passavo solo di qui. Non ci posso credere. Quel bastardo porta la luna e le stelle. Sarà per questo che si atteggia come se fosse il capo. La dama ha riso alla nostra offerta di protezione. Quest'idiota non può valere quanto i migliori uomini dell'imperatore. Direi che un modo per scoprirlo c'è. Che ne dici, Marchiato? Ci fai vedere come hai avuto quella spilla? Preferisco di no. Oh, certo. Solo che, galantuomini quali siamo, io e Robin dobbiamo assicurarci che la dama sia ben protetta. Va bene, se basterà a rassicurarvi. Ah, e sappi che non risparmierò un colpo. Ti consiglio di fare altrettanto. Prenditi pure un momento per prepararti. Non voglio sentirti frignare che lo scontro è stato sleale. Voglio provare una cosa. No, vabbè. Bene. Vediamo di che pasta sei fatto, ti va? Se è questo che vuoi. Stronzetto arrogante. D'accordo, fatti sotto. Ah, e quando andrai a piangere dalla tua padrona, dille che è stato Leon a darti una lezione. Usa pure tutti i trucchetti che vuoi, Marchiato. Va bene. Bene. Vedo che sai da che parte si impugna una spada. Fanculo. Ma che gioco stai giocando, Leon? Allora vuole una vera sfida, eh? Va bene. Preparati, portatore! Divertiamoci un po'. Come fa un portatore a ingraziarsi la dama? Sapendo quando chiudere la bocca per cominciare. No! Non mi avete proprio toccato. Siete scarsini per essere i migliori dell'impero. Ho
Posso andare ora? Per Grigor, il bastardo non ha neanche il fiatone. Uomo della dama o no, è pur sempre un marchiato. Meglio che il sergente non lo venga a sapere. Specie dopo la strigliata per gli allenamenti persi. Magari non aveva tutti i torti. Tolgo il disturbo. Già, tanti saluti. Ah, almeno sappiamo che la dama è in buone mani, credo. Facci un favore. Se devi raccontarlo alla dama, dille che qualche colpo l'abbiamo piazzato, eh? Va bene. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto, la prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima, ciao belli!